Beh, io non ho mai visto questa tecnica. Ma neanche io. 10, 9. Come potete vedere da questo set, siamo tornati con una nuova sfida culinaria. Però questa volta sarà un po' diverso, perché insieme a noi ci sarà una special guest che vedrete fra poco. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che ci lasciano mi piace ai video, che ci seguono su Instagram e soprattutto quelli di voi che sono iscritti, perché a quanto pare il 50% delle persone che guardano i nostri video non sono iscritte. Io piango, ok? Piango. Quindi se non siete iscritti, mi raccomando, fatelo, che per voi è gratis, a noi invece ci aiuta un sacco. Questa volta io e Frederick saremo nella stessa squadra, quindi non competeremo uno contro l'altro, bensì cercheremo di sconfiggere, annientare la special guest. E l'ospite di cui stiamo parlando è... Allora, tu sai che video dobbiamo registrare oggi? No. Tu avrai 20 minuti di tempo per fare la spesa, quindi parti dalla macchina, scattano i 20 minuti e devi ritornare alla macchina entro 20 minuti. Il tuo budget massimo sarà di 15 euro. Oh, ricchissimo. Da ora hai 20 minuti per comprare tutti gli ingredienti per produrre il... panettone. Panettone. Il tempo scorre, eh? 20 minuti, 20 minuti da adesso. Questo qua continua a rimanere acceso. Sì, devi registrare. E vado là, siamo deficienti. Panettone. Ma porca mi sono dimenticato la mascherina. Perché stai tornando? Ragazzi, la mascherina. Ma che tipo di Covid già. Mi avete fatto concentrare. Ma il tempo scorre. No, da adesso. No. Muoviti. Se ti rendi conto, Fred, sono entrato al supermercato, si gira attorno e vede tutti con la mascherina. Oh, eccomi con la mascherina finalmente. Fare il panettone è la cosa più intelligente, guardare gli ingredienti dei panettoni. Non so quanto latte ci voglia. Qui il tempo sta finendo. Dovrebbe essere già praticamente a pagare. Mi serve il lievito, adesso questo è duro, il lievito. Dove vado a trovare il lievito? E nel panettone ci vuole anche l'uva sultanina. Come faccio a trovarla quella? Incredibile, l'ho trovata. Andiamo alle casse, vediamo da qua se ce la faccio. No, non è fine della spesa, cosa stai dicendo? Ok, a posto. Non so se vedete, manca 1 minuto e 51. Non penso di essere riuscito in 20 minuti a far tutto. Mancano 24 secondi. Aspetta, che c'ho della gente che mi sta anche guardando. Guardatelo, sta arrivando. Muoviti. Eccolo che corre. Eccolo. 10, 9, 8. Che timing pazzesco. 3, 2, 1, via. Per un panettone, cioè praticamente è del pane con dell'uvetta. Prendi subito velocemente le cose fondamentali, quindi uova, farina, sale e quelle cose lì. E cosa hai preso finora? Le uova e lo zucchero. E ma adesso anche il latte. Sì, ma vecchio. Sono passati 7 minuti. Sì, ma lo capisci che tu mi parli sopra io. E non hai il sale? Muoviti. Un attimo, cerca. Uva sultanina. È quello giusto? Ma cosa vuoi che ne sappia? Sì, ok, è quello, l'ho preso. Farina tipo 00. Ma secondo te io so la differenza tra i tipi di farina, ma prendine una a caso. Hai trovato il bicarbonato? No. Ma sto c***o di bicarbonato! Hai 6 minuti. 3 minuti e mezzo. Veloce. Il burro non ho preso. Come non l'hai preso? Eri a fianco al latte. Non ho visto il burro. Vallo a prendere, subito. Sì, ma non posso lasciare. Vabbè, ok, vado. No, veloce, sì, lasciala, veloce. C'hai 2 minuti. Provato, vado, arrivo. Corri, David. Hai poco più di 1 minuto. Questa è ansia pura. Quanto manca? Perché dimmi quanto manca. Hai all'incirca 40 secondi. 10, 9, 8, 4. Sono uscito. 3, 2, ok, 1. Dove siete? Sì, dove la macchina? Tempo scaduto, sbagliate, dove la macchina? Ma se non trovi nemmeno la macchina? Cioè, sbagli pure la macchina, ho fatto del mio meglio. Fai schifo. In due siete riusciti a far peggio di me. Siamo tornati in cucina, adesso è arrivato il momento di confrontarci con gli ingredienti che abbiamo preso. Latte, uova. Ma quante ne hai prese? Farina, l'uvetta, lievito, zucchero. Basta. Da questi pochi ingredienti dovrai riuscire a tirar fuori un bellissimo panettone. Madonna, quanto pesa! Ascolta, la spesa si fa bene o non si fa? Vi ricordo che io non ho visto gli ingredienti perché li ha presi tutti lui. Allora, latte, il famoso bicarbonato. Perché anche te 10 uova? Zucchero,
burro. Ah, per questo burro è stato il burro più difficile della storia, quindi deve essere buonissimo. Madonna, un chilo di sale. No, l'ho preso in fretta. Ah, questo cos'è? Sono i canditi. Attenzione, guarda qua. Tu questi ce li hai? No. Dolci lievitati. Uvetta. Bene, quindi questi sono i nostri ingredienti e questi sono gli ingredienti del signor Paolo. Siccome noi siamo in due e lui è da solo, per rendere le cose più eque, io e lui potremo lavorare solamente uno alla volta. Entrambe le squadre avranno mezz'ora di tempo per creare l'impasto perfetto. 3, 2, 1, via. Via. Tu distrailo. Bloccalo. Come prima cosa, direi di partire dall'impasto. Sì, bravo. Partiamo dall'impasto, boh. Ok. Devi metterci farina, bicarbonato. Devi fare la polvere. Magia. Ma ci riesci? Sì, vabbè, anche la bilancia. Ma chi sei? Non funziona neanche. Cioè, scusa, tu che panettone vuoi fare? No, mi spieghi? E basta! Stavo aspettando che mi dicessi stop! Ma io non ho ancora capito cosa stai facendo con quel barattolo. Sto cercando di capire le proporzioni. E guarda, cosa stai capendo finora? Poco. Metti un pizzichino. Cioè, hai comprato un chilo di sale per fare quello. Per me comunque rimane ancora un mistero questo. Cos'è sto odore? Perché puzza tutto quello che lo tocco? Non è possibile! Ma se uno ci sta guardando, ma non nel video, adesso, in questo momento qua, dice, ma questi sono proprio degli incapaci. Top 5 battute più divertenti. Oh, ci sta, mi piace. Molto più di quello. Ce la fai a prendere un coltello? Ma li mette solo lievito praticamente. Ma quanto lievito? Madonna, cos'è quel big chunk? Ma puoi non mettere le tue mani zozze dentro quel robo? La nuvetta dovrebbe essere un po' più morbida, non buttata così secca. Cosa vuol dire? Cioè, non vedi com'è secca. Quindi cosa devo... Cosa stai facendo? No, questa è la sua tecnica, deve ammorbidire l'uvetta. Beh, io non ho mai visto questa tecnica. Ma neanche io. Guardate ragazzi che impasto abbiamo fatto. Cioè, guardate come scende, come cola, com'è gustoso! Compratelo! Link in descrizione! 10 minuti mancano! Secondo me, per fare il panettone, utilizzano tipo una forma. Noi non disponiamo di tale tecnologia, quindi dobbiamo trovare un modo. Se dovessi scommettere, quali sono le probabilità che da questo esca un panettone? Non sarà un panettone. Sarà un qualcosa che per noi... Ma tu ce la fai a fare una frase? Allora, niente, cancella tutto lo stesso. Cancella il video, basta ragazzi, il video finisce qua. Lasciate un mi piace. Vedi che c'ha anche le bolle. Cioè, qui è detto un disastro. C'è la peste. C'è la bolle. Pazzina dentro al caldo. Perché mi hai messo delle uvette così? E questa roba qua cos'è? Ma non è, non l'ha messo lui. Sono tornati a galla. Sleali che non siete altro. Fai te. Tre minuti, fai, metti. Non mi dai un cucchiaio? Ma che cucchiaio? Lo versi. Ma lo versi dentro da lì. Pronto? Io sono pronto. Buttaglielo dentro. Fine. Bravi. Considerazioni iniziali. Cos'è sta fece? In ogni caso, io voglio vincere. Ma attenzione, questo è un atto di guerra. Da nulla. Quanti gradi mettiamo al forno? 200. Ma sei matto. Beh, 150. 120. 130. Madonna santa. Inizio già a sminuire il mio. Parliamoci chiaro. Cos'è sta focaccia? Cosa? No. Vai a provare prima me. Io giuro che non pensavo ci fosse differenza. Okay. Giuro. È acido, aspro. Chi vuole un po' di panettone? Qualcuno vuole un panettone, ragazzi? Una roba, una cosa così infame non l'ho mai fatta. Eccola qua. Il panettone del popolo. Adesso vado a chiamare il giudice. Sedete un attimo.
Bene, è arrivato il giudice. E... assolutamente non di parte. Assaggiamo. Non è un panettone, è un tortino. Adesso quello l'ha preparato il nostro contendente Paolo, ed è in questo momento non è qui purtroppo. Diciamo che Paolo non so cosa pensava di fare, ma è una gran boiata. Cos'è? Disperazione negli occhi. Quindi cosa ha da dire al signor Paolo? Squalificato. Squalificato. Non c'è competizione, squalificato. Pertanto vince per squalifica. Cos'era? Il muffin. Grande, grande, team muffin ha vinto, signori. Bene ragazzi, se questo episodio di Cucina Senza Ricetta con una grandissima special guest vi è piaciuto, mi raccomando lasciate un pollice in su. Consigliateci sotto nei commenti cosa vorreste vedere. Una rivincita contro MasterChef Paul. Ci vediamo con un prossimo video. Ciao! Ciao.